Buongiorno, sono Maria Rita Di Giglio, sono professore di filologia germanica all'Università di Siena, presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Io insegno all'Università di Siena dal 1995 e insegno questa disciplina che si chiama filologia germanica, che praticamente è lo studio delle lingue, delle letterature e delle culture germaniche medievali. Per Bright 2017 presentiamo un esperimento di ricostruzione di mostri medievali. Allora, c'è un manoscritto, il manoscritto più importante della poesia inglese medievale, che è il manoscritto che contiene il Beowulf, che è il capolavoro di questa lingua. E in questo manoscritto ci sono anche altre opere, alcune delle quali presentano delle illustrazioni. In particolare sono molto carine, molto belle, le illustrazioni con soggetto, diciamo, teratologico, quindi di mostri. E allora, abbiamo qui una riproduzione fatta al Santa Chiara Lab, con laser cutter di mostri medievali da questo manoscritto. Il Medioevo aveva una specie di ossessione per il mostruoso, per i mostri, perché erano praticamente l'incomprensibile, dal punto di vista dell'interpretazione teologica, religiosa, erano una delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio, perché appunto non si capiva diversamente la ragione per l'esistenza di questi esseri, che sono più che mostruosi, sono ibridi, sono cioè metà cane, metà uomo, metà cavallo, metà uccello, per esempio. I bambini, si divertono, immagino si divertiranno a vedere queste rappresentazioni, potranno anche fare dei disegni ispirandosi a questi mostri, potranno colorarli non direttamente ma su riproduzioni appunto cartacee. Metteremo loro a disposizione pennarelli e colori e potranno davvero colorare i mostri medievali e verrà loro spiegato in che cosa consiste questo mostruoso di queste creature.